Conoscete davvero la storia della Torre di Pisa? Questo maestoso edificio italiano che da secoli sfida tutte le leggi della gravità. È un miracolo di bellezza, ma è anche un miracolo di statica. Fin dall'inizio, la torre rende complesso il compito dei suoi costruttori. Eppure, a Pisa hanno eretto un gioiello architettonico di cui vi sveleremo tutti i segreti di fabbricazione. Alto 55 metri e ornato da oltre 200 colonne di marmo del peso totale di 14.500 tonnellate, il campanile di Pisa è di rare proporzioni. È una sfida che, se vinta, è un risultato straordinario. I costruttori hanno fatto veramente un'opera d'arte, una costruzione come si deve. Quindi ha superato i terremoti, ha superato l'inclinazione. Per comprendere le ragioni di questa inclinazione dobbiamo immergerci sotto la torre ed esplorare il sottosuolo su cui si innalza da più di 8 secoli. Questa zona in passato era sostanzialmente una palude e questo è stato il problema della torre. Un edificio eccezionale richiede mezzi eccezionali. Congelamento del sottosuolo, iniezione di cemento liquido, ancoraggio con cavo a 40 metri di profondità. Per tenere in piedi la torre vengono attuati interventi di straordinaria entità. Ma il desiderio di raddrizzare così tanto la torre la conduce quasi alla rovina. In una notte si aumentò l'inclinazione della torre di quanto sarebbe aumentata normalmente in un anno. È stato un brutto momento. Viene chiamato il settembre nero della Torre di Pisa. Mentre altre torri medievali crollano senza motivo apparente, gli sforzi di esperti internazionali permettono di realizzare l'impossibile a Pisa. Questo cilindro di marmo si inclina, si piega, ma non si spezza. Oggi, stabilizzata e persino raddrizzata, la Torre di Pisa rimane incrollabile. Situata a meno di 10 km dalla costa mediterranea, Pisa è una città italiana della Toscana settentrionale con un ricco passato di potenza marittima e una solida fama mondiale. Il suo emblema, la Torre Pendente, è senza dubbio uno dei monumenti più famosi al mondo. Ogni anno 3 milioni e 200 mila visitatori accorrono da ogni dove per potersi fotografare in Piazza dei Miracoli mentre sorreggono l'edificio con l'aiuto della prospettiva. Dietro questa consuetudine diventata un po' banale si nasconde una storia molto emozionante, quella di un edificio che dal XII secolo sfida tutte le leggi di gravità, mettendo in subbuglio la comunità scientifica internazionale. Ancora oggi, l'inclinazione della torre e i movimenti della sua struttura sono oggetto di costante monitoraggio, registrando 220 segnali in tempo reale. La Torre di Pisa è probabilmente il monumento più monitorato al mondo. È dotato di sensori di tipo automatico controllati tramite una centrale di controllo, quindi con dei computer e software. È stato istituito un gruppo di sorveglianza che analizza le misure e valuta lo stato di salute della torre. Ogni 3 mesi questo ingegnere, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa, redige una relazione dettagliata sui movimenti della torre, cercando di ottenere dati sempre più affidabili. Questa affidabilità può essere data quasi esclusivamente dalle misure manuali, in particolare dalle misure topografiche che sono fatte sulla torre periodicamente. All'interno della torre, attraverso questo strumento, vengono fatte delle misure più o meno un paio di volte al mese per ottenere la variazione di inclinazione della base della torre e quindi della sua fondazione. All'esterno, altri punti di rilevamento topografico sono inseriti nella muratura alla base delle colonne della torre e nel catino che la circonda. Queste misurazioni mensili si aggiungono alle informazioni registrate in automatico dal centro di elaborazione dati: temperatura, radiazione solare, forza e direzione del vento. Nulla è lasciato al caso. Oltre alle grandezze ambientali, misuriamo anche l'inclinazione della torre, in particolare attraverso dei pendoli, di cui vediamo qui i tre principali.
Il sistema automatico è completato da una decina di sensori installati sulle fessure in modo da tenere sotto controllo la loro apertura. E sul monumento sono installati 4 sensori per tenere appunto sotto controllo le vibrazioni, in particolare quello che accade alla torre durante un eventuale terremoto. Esistono diverse misure dell'inclinazione della torre, i cui dati variano a seconda dei punti di riferimento utilizzati. I più comuni sono l'angolo che la base della torre forma con l'orizzontalità del terreno espresso in gradi e la distanza che separa il centro dell'ottava cornice dal suo asse originario, ovvero il centro delle fondamenta espresso in metri o centimetri. Nel 1992, nel momento della sua posizione più pericolosa, la torre raggiunge i 5,6 gradi per quanto riguarda l'angolo di inclinazione e i 5,4 metri per lo spostamento. Oggi nessuna delle misurazioni è allarmante. L'edificio ha visto giorni molto più bui. In realtà la storia della Torre di Pisa è tutt'altro che un lungo fiume tranquillo, perché fin dalla posa della sua prima pietra la sua costruzione si rivela una vera e propria sfida. Nel XII secolo l'edificazione della torre si inserisce in un progetto molto più ambizioso, quello di costruire a Pisa uno straordinario complesso architettonico, simbolo della vittoria del mondo cristiano su quello arabo. In quel periodo i pisani partecipano alla riconquista della Sicilia, che 200 anni prima era stata conquistata dai saraceni. La storia di questo complesso nasce nel 1064, l'anno in cui i pisani hanno catturato una serie di navi nel porto di Palermo e con una parte dei frutti di questo bottino decidono di costruire una cattedrale che deve essere una cattedrale di straordinaria bellezza e di stupefacenti proporzioni per dichiarare la grandezza dei pisani. Il Duomo di Santa Maria Assunta è lungo 110 metri e largo 90. Proporzioni inconsuete per l'epoca. Il complesso architettonico si estende sui 70.000 metri quadrati di Piazza dei Miracoli, l'equivalente di 10 campi da calcio. È completato a ovest del Duomo dal Battistero, famoso per essere il più grande d'Italia, con i suoi 55 metri di altezza e 34 metri di diametro. E a nord il Camposanto, un edificio claustrale di oltre 6.000 metri quadrati che oggi ospita 1.600 tombe e 84 sarcofagi. A Pisa nasce una tendenza architettonica unica, nota come romanico pisano. Lo stile romanico pisano è colonna, arcata cieca, chiusa, fondo bianco e bande nere. Ci sono molte influenze dell'arte islamica. Vediamo per esempio qui queste losanghe che decorano gli archi ciechi e poi gli influssi bizantini che si ritrovano soprattutto nell'apparato scultoreo. Quindi davvero un complesso che racconta di questi mille influssi e mille contatti della città con le culture mediterranee. Questo complesso architettonico ha una dimensione altamente simbolica, quella del ciclo della vita. Il battistero, il luogo dove si viene battezzati, che simboleggia la nascita, il duomo edificato a celebrare la vita, e infine il camposanto, un ovvio riferimento alla morte. Ma allora qual è il ruolo della torre circolare all'interno di questo complesso monumentale? È questo il paradosso di Piazza dei Miracoli. Il suo edificio oggi più famoso è in realtà un semplice campanile, una torre situata il più vicino possibile alla cattedrale e il cui ruolo è quello di ospitare le campane. Il campanile della cattedrale è anomalo per una serie di motivi. Per cominciare, a Pisa non ci sono campanili rotondi, tutti i campanili hanno forma quadrangolare. Un'altra particolarità è la sua posizione, perché normalmente i campanili sono molto vicini, direi addossati alla chiesa, qui invece c'è una certa distanza. Con un'altezza di 55 metri e una vista panoramica circolare a 360 gradi,
L'edificio viene indubbiamente progettato come torre di avvistamento, a completamento dei bastioni che circondavano la città nel XII secolo. Riccamente decorata con oltre 200 colonne di marmo, la torre risponde a una visione simbolica dell'architettura. Ai piedi dell'edificio un sorprendente bassorilievo disvela parzialmente la vera natura della torre. È un bassorilievo che rappresenta con tutta probabilità il porto di Pisa con due grandi navi. In effetti Pisa è una delle quattro repubbliche marinare, ma è l'unica che ormai non è più sul mare. In effetti, benché oggi sia difficile da immaginare, 2000 anni fa il Mar Mediterraneo era esteso quasi fino a Pisa. Un'intera rete di lagune e canali collega il mare alla città, situata alla confluenza dei fiumi Arno e Auser. Una posizione strategica che fa di Pisa uno dei più importanti porti commerciali della costa. Nel corso dei secoli, tuttavia, le acque si ritirano verso ovest, lasciando il posto a un terreno fangoso e relegando la città a una distanza di circa 10 chilometri nell'entroterra. Tutto lascia pensare che la torre di Pisa, al di là del suo ruolo di campanile, venga progettata a forma di cilindro a simboleggiare un faro, un omaggio all'antica grandezza marittima della città. Sebbene il mare si sia ritirato diversi secoli or sono, la sua presenza ha contribuito all'inclinazione della torre. Addirittura è la causa principale dei problemi che i costruttori medievali incontrano durante la sua edificazione. L'inclinazione della torre sicuramente è dovuta al peso della torre e alle caratteristiche geologiche del terreno sottostante. La torre e la piazza nasce su una piana alluvionale. La piana alluvionale dove passava un antico fiume, l'Auser, che cinque secoli prima dell'inizio della costruzione fu deviato, quindi non passava più di qua. E quindi quest'area diventa un'area davvero impaludata. La torre poggia su un terreno particolarmente morbido e instabile. Il sottosuolo della torre è suddiviso in tre strati distinti. Il primo ha uno spessore di circa 10 metri ed è costituito da un limo sabbioso e argilloso di origine palustre. Questo strato è particolarmente eterogeneo, essendo più ricco di limo e argilla a sud e più spesso di sabbia in superficie a nord. Il secondo strato è composto da argilla dura per circa 40 metri, mentre l'ultimo strato, a grandissima profondità, è costituito da sabbia densa. A complicare ulteriormente le cose, una falda acquifera che si estende tra 1 e 2 metri di profondità satura d'acqua il primo strato. Su una base del genere, nessun edificio è veramente stabile. Tutti pendono, tutti i monumenti hanno dei problemi di deformabilità del sottosuolo. La facciata della cattedrale ha un fuoripiombo di quasi 60 centimetri. Anche il battistero pende un po', pende meno perché il carico è meno concentrato sul terreno sottostante, che è un terreno cedevole. La torre, evidentemente, per la sua forma, ne soffre in maniera maggiore perché è un peso elevatissimo, quasi 15.000 tonnellate, su un terreno piccolo, su una superficie di 19 metri di diametro. La torre è una pila di blocchi di marmo che formano un doppio cilindro, in cui è inserita una scala a chiocciola. Ciascuno dei due cilindri in muratura è costituito da due rivestimenti esterni in marmo, mentre lo spazio interno è riempito con pietre meno nobili e malta. Vuota all'interno, la torre è impreziosita a ogni livello da una cornice esterna sostenuta da 30 colonne di marmo. Costruiti i primi tre livelli tra il 1173 e il 1178, il peso colossale dell'edificio causa problemi. La sua base comincia ad affondare leggermente nel terreno. L'inclinazione ha già cominciato fin dall'inizio della costruzione, perché quando siamo al terzo ordine, che viene lo stop per i famosi 100 anni, in quel periodo lì la torre era inclinata sul lato nord, leggermente, e poi in quei 100 anni faceva l'inclinazione verso sud, faceva una rotazione verso sud. Un secolo dopo, nel 1272, l'architetto Giovanni di Simone riapre il cantiere e continua a innalzare la torre.
Per alleggerirla, riduce gradualmente lo spessore dei muri da 4 metri alla base dell'edificio a circa 2 metri e mezzo all'ultimo livello. Cerca inoltre di correggere l'inclinazione della torre compensando ogni cornice aggiuntiva con l'aumento dell'altezza del lato sud. Così, misurando l'altezza tra il suolo e la volta, ad esempio al sesto ordine, c'è una differenza di 10 cm tra la misurazione effettuata sul lato nord della torre e quella effettuata sul lato sud. Non era un ordine architettonico, era un'intuizione semplice come intuizione, ma difficile da realizzare, di cercare di riportare il più possibile il baricentro dei carichi in una zona centrale, cioè di correggere questa pendenza iniziale. Fortunatamente non si vede a occhio nudo, perlomeno ci vuole un occhio attento per guardare, per vedere questa forma, la chiamiamo a banana, non è proprio un termine da architettura, ma è un po' così. Questo ha funzionato anche abbastanza bene, purtroppo il suolo non era stabile abbastanza da tenere questo grande peso della torre su una superficie di una fondamenta molto piccola, quindi è chiaro che piano piano questa torre nei secoli doveva poi pendere ancora di più. Con il peso degli ordini superiori che si aggiunge, l'inclinazione della torre continua ad aumentare e raggiunge gli 0,6 gradi. Dopo 6 anni di lavori, la costruzione viene di nuovo interrotta nel 1278 a livello della settima cornice. Sebbene sia frustrante per i costruttori, questa seconda interruzione di 100 anni contribuisce, come la precedente, alla durabilità dell'edificio. Recenti studi geologici dimostrano che questi periodi di arresto del cantiere hanno permesso al sottosuolo di accettare meglio il peso della costruzione. La particolarità dei terreni di Pisa sta nel fatto che questi sono molto compressibili. Cioè applicando un carico sul terreno, questo produce un cedimento elevato. L'interruzione di 100 anni che c'è stata fra una fase e l'altra, che ha consentito al terreno di assestarsi. Con tutta probabilità, se la torre fosse stata costruita tutta insieme in una volta sola, sarebbe inesorabilmente crollata. 82 anni dopo, nel 1360, lo scultore Tommaso di Andrea Pisano completa la torre aggiungendo un gioiello architettonico nella più pura tradizione del romanico pisano, il campanile con le sue 7 campane. Composto da 12 colonne e 6 grandi archi che ospitano le campane più pesanti, il campanile è alto 7,55 metri e ha un diametro inferiore a quello della torre, ridotto a 4,60 metri all'interno. I costruttori fanno di tutto per limitare le sollecitazioni esercitate da quest'ultimo livello sull'intero edificio. E per limitare ulteriormente il peso del campanile sul lato sporgente, lo collocano il più lontano possibile dal bordo meridionale della settima cornice. Questa decisione rende il tutto inevitabilmente asimmetrico, ma permette di completare finalmente la torre, quasi 200 anni dopo la posa della prima pietra. Sicuramente Andrea Pisano ha avuto un grandissimo coraggio, perché è intervenuto su una situazione assolutamente, penso, unica al mondo, perché già allora ha continuato a costruire in contropendenza. E questo qui è particolarmente evidente, dato che dal lato nord ci sono 5 gradini per arrivare al piano in cui stiamo, dal lato sud ce ne sono 7. Curvo e pendente, questo grattacielo medievale non è meno impressionante per le sue misure. 58,4 metri di altezza dalla base delle fondamenta e 15,54 metri di diametro per il cilindro principale. In tutto, 293 gradini servono gli 8 livelli della torre, che contiene 32.400 blocchi di marmo e 207 colonne, per un peso totale di 14.453 tonnellate, il doppio del peso della struttura metallica della Torre Eiffel, che è quasi 6 volte più alta. Con una densità di circa 2.700 kg per metro cubo, il marmo ovviamente contribuisce allo sprofondamento della torre nel terreno. E allora perché scegliere questo materiale? Il marmo ha consentito alla torre di arrivare fino ad oggi, perché è un materiale che senza dubbio si conserva molto bene, come si vede in tutta la piazza.
all'epoca non avevano molte alternative a questo tipo di costruzione. E poi soprattutto in queste cose bisogna pensare alla praticità, e la praticità è che erano le cave erano qui vicino. La maggior parte delle colonne che adornano le cornici della Torre di Pisa sono realizzate in marmo di Carrara, un marmo noto in tutto il mondo per il suo candore e la sua uniformità. In Toscana, le cave di marmo di Carrara, situate a 50 km a nord di Pisa, vengono sfruttate fin dall'antichità e alcune di esse sono tuttora attive. Ma nel XII secolo trasportare questo eccezionale materiale da Carrara è estremamente complesso. Per i grandi blocchi che servono a sollevare i cilindri della torre, i costruttori optano quindi per un'altra fonte di approvvigionamento, che già rifornisce il cantiere del Duomo e del Battistero, le cave di San Giuliano e di Agnano, situate a pochi chilometri a nord-est della città. I blocchi di marmo vengono poi trasportati su chiatte, attraverso le vie d'acqua esistenti, ma anche attraverso un canale artificiale scavato nelle paludi nel 1160 e che collega direttamente la città alle cave. Il marmo è un materiale che ha delle ottime caratteristiche di resistenza. È un materiale pesante, difficilmente lavorabile, ma conferisce alle costruzioni una durata che dà un aspetto di eleganza, sobrietà, importanza al monumento. Il marmo di San Giuliano viene preferito per la costruzione della torre per le sue tonalità di colore, dal bianco al grigio, al giallo o al rosa pallido. La pietra di Agnano, considerata meno attraente, è utilizzata per l'interno della torre. Tuttavia presenta un vantaggio significativo. La sua densità è leggermente inferiore, quindi pesa meno del marmo di San Giuliano. Per questo motivo, nella seconda fase di costruzione, a partire dal quarto livello, verrà esclusivamente utilizzato questo marmo. Nonostante le sue grandi qualità strutturali, il marmo può essere soggetto a un degrado più o meno naturale nel corso dei secoli. Gli edifici di Piazza dei Miracoli richiedono quindi una maggiore vigilanza da parte delle squadre coordinate da Anton Sutter. È un'equipe di 30 restauratori che attualmente sono presenti qui nel gruppo dell'opera primaziale, che penso a livello europeo che sia il gruppo di restauratori più grosso come entità. Questa squadra sta combattendo contro un lento processo di deterioramento delle facciate, perché il marmo risente soprattutto degli sbalzi di temperatura. L'espansione termica, così come il vento, le piogge acide e l'inquinamento atmosferico, sono tutti fattori che causano alterazioni chimiche e disintegrano la pietra. Mentre alcuni blocchi potrebbero dover essere sostituiti, tutti gli altri dovrebbero essere restaurati e conservati. È un grosso lavoro, e le stuccature di tutte le aperture, di tutti i giunti che ci sono. Qui vediamo una parte dove non c'è ancora stata la ristuccatura, che il mio collega sta facendo in questo momento. E questo è un lavoro molto importante, perché fa sì che l'acqua piovana non infiltri all'interno. E un altro intervento è il lavaggio superficiale, che è mezzo meccanico, mezzo chimico, con degli impacchi. Quindi abbiamo dei supporti, impacchi, che addizioniamo con acqua e carbonato d'ammonio in diverse soluzioni. Questi impacchi chimici eliminano i depositi di solfato di calcio che si presentano come una crosta nera causata dall'inquinamento atmosferico. In alcuni casi questa pulizia può essere eseguita in modo ancora più preciso con un laser. Il raggio laser funziona molto bene sulle superfici scure, perché la crosta nera viene assorbita completamente dalla potenza del raggio laser. Questi sono laser ad impulso. Si riesce poi a fare un lavoro molto controllato e molto ben fatta. Basta pensare che queste sono macchine che si usano nella medicina, per levare le smagliature, le nei e tutto quant'altro. Quindi sono macchine anche molto molto delicate. È fondamentale avere dei restauratori che sanno quali sono gli elementi più delicati e quali sono gli elementi su cui intervenire.
Abbiamo formato una squadra di restauratori capaci di lavorare su fune, quindi nel vuoto, per andare a monitorare, toccare tutte le superfici dei monumenti, per averli sempre sotto controllo. Della torre viene sorvegliato soprattutto il lato sud, perché oltre a essere più esposto al sole rispetto al lato nord, essendo inclinato, non viene mai lavato dall'acqua piovana. L'inquinamento atmosferico vi si deposita quindi in maggiore quantità, erodendo la pietra in modo più significativo. Nei prossimi anni sarà necessario sostituire alcuni capitelli delle colonne. Un compito senza fine per la squadra di restauratori. Tutta la gente quando ci vede lavorare ridono perché dicono: ah, voi allora quando avete finito una parte bisogna ricominciare da dove avete cominciato anni fa. E questo è un ciclo che così sarà, spero, sempre anche nel futuro. Nei quattro secoli successivi al suo completamento, la torre non solo continua a inclinarsi, ma anche a sprofondare irrimediabilmente nel terreno. Tanto che nel 1838 l'ingegnere Alessandro Gherardesca viene incaricato di liberare la base della torre dal fango e dall'acqua che trasudano dal sottosuolo. In quel momento l'inclinazione tocca la soglia critica di 5 gradi. Il perimetro dell'edificio viene scavato e il fango viene rimosso fino a raggiungere e scoprire le fondamenta. Viene creato un catino di marmo di 25 metri di diametro per proteggere la base della torre dalle infiltrazioni. Ma l'operazione è un fallimento. Dato che il catino si trova sotto la falda acquifera, l'acqua continua a infiltrarsi all'interno. Inoltre, il costante pompaggio dell'acqua disturba il fragile equilibrio del sottosuolo e minaccia la stabilità della torre. La stabilità della falda ha un'importanza strategica, perché se la falda si alza, si muove, incide, spinge la torre, no? Quindi crea dei problemi di disequilibrio che evidentemente alla torre non facevano bene. Scavare intorno a una fondazione non è mai una buona idea. Lo scavo del catino, quello in cui ci troviamo adesso, ha prodotto un incremento della pendenza della torre di circa mezzo grado. Nel 1934 l'Italia fascista di Mussolini interviene per salvare questo capolavoro del patrimonio culturale. Il Ministero dei Lavori Pubblici ordina un progetto per consolidare le fondamenta della torre e per impermeabilizzare il catino. Nonostante le drammatiche conseguenze del progetto precedente, gli ingegneri decidono di modificare la natura delle fondamenta. Alla base della torre, principalmente sul lato sud, vengono praticati 361 fori di 5 cm di diametro nelle fondamenta, creando un vuoto di circa 3 metri cubi. All'interno vengono versate più di 92 tonnellate di cemento liquido per riempire ogni spazio tra i blocchi di pietra. Risultato? Il catino diviene impermeabile, ma la torre inizia a muoversi in modo incontrollato, oscillando pericolosamente tra sud e nord. Di fatto non hanno fatto altro che appesantire il carico che andava sul terreno di fondazione. E anche in quel caso la torre non ha reagito bene. Aumentava la pendenza. Nonostante l'oscillazione, la torre regge bene e mostra persino una certa flessibilità. Per quanto possa sembrare incredibile, l'edificio dalla sua costruzione ha già resistito a un fulmine nel 1797 e a quattro grandi terremoti. Ma allora, com'è possibile che un cilindro alto quasi 58 metri, con una così forte pendenza verso sud, non sia crollato? Il fatto che la torre sia appoggiata su questo terreno molto deformabile, possiamo dire che in qualche modo l'ha protetta, perché ha impedito nel passato che la torre stessa, la struttura, entrasse in risonanza con le vibrazioni dei terremoti che ha dovuto sopportare. Questo fenomeno viene definito di interazione dinamica terreno-struttura. Quando c'è un terremoto, le onde sismiche si espandono attraverso gli strati del sottosuolo e le vibrazioni si estendono generalmente agli edifici in superficie. Nel caso della Torre di Pisa,
Il suo sottosuolo soffice ed elastico, combinato alla sua altezza e alla rigidezza del marmo, produce un effetto di sovrapposizione. Le onde sismiche fanno tremare il terreno che si deforma senza grandi resistenze, ma si sovrappongono alla torre trasmettendo le poche vibrazioni. In conclusione, si muove il terreno, ma non la torre. Ironia della sorte, il sottosuolo paludoso che minaccia la torre causando la sua inclinazione è anche uno dei motivi per cui è ancora in piedi. Adesso si fanno costruzioni antisismiche con gli ammortizzatori. Ecco, lei ce n'ha uno naturale che è l'argilla, che è un elemento che si comprime e cui si appoggia. Questa eccellente interazione dinamica terreno-struttura è senza dubbio ciò che permette alla torre di resistere ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Anche in questo caso, nell'agosto 1943, quando gli alleati sganciano sulla città di Pisa 408 tonnellate di bombe in meno di 7 minuti, la torre resiste bene, cavandosela con qualche graffio. Più che mai, Piazza dei Miracoli tiene fede al suo nome. La torre è uno di questi miracoli. È un miracolo di bellezza, ma è anche un miracolo di statica. Una stabilità miracolosa, ma tuttavia precaria. E la minaccia non proviene dal sottosuolo. Alla sommità della torre c'è un'altra problematica molto seria: il peso delle campane. Nel 1935, quando la torre oscilla pericolosamente per l'iniezione di cemento liquido nelle sue fondamenta, gli esperti decidono di fermare il dondolio delle campane. Impongono che siano azionate a mano o che si utilizzi un martello per farle suonare. All'epoca viene vietata la minima ulteriore sollecitazione strutturale. Le campane sono 7, la più grande, questa accanto a me, pesa 3,5 tonnellate, per un totale di 10 tonnellate tutte le campane, che crea problemi locali come degrado degli elementi su cui vanno a posare le campane, ma non è il peso a preoccupare quanto è il movimento. In effetti, quando una campana oscilla su un asse, la forza dinamica esercitata su di essa e sulla struttura di supporto può quadruplicare il suo peso statico. Perciò, se le 7 campane della torre iniziano a muoversi allo stesso tempo e nella stessa direzione, la forza esercitata orizzontalmente sulla struttura è di circa 40 tonnellate. È come se l'edificio sostenesse sulla sua cima il carico di un semirimorchio a ogni oscillazione. Una tale sollecitazione sulla torre è ormai impensabile. Condannate alla staticità, tutte le campane nel 1964 vengono dotate di un sistema di martelli a comando elettrico. In quel periodo la torre è in pericolo, sotto stretta osservazione, dato che guadagna un millimetro di inclinazione all'anno. E così nel 1971 il Comitato per la Salvaguardia della Torre pubblica un bando per tentare di fermare il fenomeno. La comunità scientifica internazionale si mobilita e giungono decine di progetti da tutto il mondo. Erano tutti progetti che in qualche modo cercavano di intervenire con sulle fondazioni, con micropali, con contrappesi. Insomma, erano progetti di difficile realizzazione. Difficili, ma soprattutto uno più folle dell'altro. Un progetto sudafricano propone, ad esempio, la costruzione di una gigantesca spirale metallica a forma di scala che sosterrebbe il monumento e al contempo lo renderebbe più facile da visitare. Un progetto polacco propone di edificare un hotel di 7 piani adiacente alla torre di forma trapezoidale che fungerebbe da contrafforte. Un architetto milanese presenta un progetto più serio: far colare all'interno del monumento un tubo in cemento che si prolunghi nel sottosuolo sino a un'armatura metallica a forma di cono. Ma è un progetto troppo rischioso rispetto ai tentativi precedenti. Tutti questi, fortunatamente, non sono stati presi in considerazione. Perché diciamo che non c'erano progetti che in qualche modo affrontavano il problema senza snaturare l'architettura del nostro campanile. Ma allora quanto può resistere la torre prima che accada il peggio? È ragionevole lasciare che milioni di visitatori salgano per i suoi 293 gradini ogni anno? Nel 1989 un drammatico evento porta la questione al centro del dibattito. A Pavia, in Lombardia,
La torre civica dell'undicesimo secolo, alta 72 metri, crolla il 17 marzo alle 8.55 senza cause apparenti. In pochi secondi l'edificio diviene un cumulo di 8.000 tonnellate di macerie, causando la morte di 4 persone e il ferimento di altre 15. Una tragedia che segna profondamente l'Italia, per le vittime e per gli interrogativi sollevati sulla conservazione delle torri medievali. Ovviamente il crollo di una torre che all'epoca non destava alcuna preoccupazione dal punto di vista statico ha avuto una grande risonanza e tutti hanno pensato ovviamente alla Torre di Pisa, che invece ha questa aria di precarietà. E quindi questo evento fu la miccia che ci fece chiudere la torre il 6, mi ricordo, mi sembra il 6 di gennaio del 1990. E questo è uno shock per i pisani. Io mi ricordo che in quegli anni vederla vuota era veramente un colpo al cuore. Viene dunque nominato un nuovo comitato scientifico di 13 esperti per sviluppare un piano di salvataggio. Nel 1992, quando l'inclinazione raggiunge 5,6 gradi e 5,4 metri di spostamento, iniziano i lavori di stabilizzazione temporanea all'altezza del primo ordine. Data l'inclinazione, è qui che si concentra il carico della torre. A sud della prima cornice la pressione sui muri è di 11 kg per centimetro quadrato, mentre è pressoché nulla sul lato opposto a nord. Ma dove passa la scala, in cui lo spessore delle pareti si riduce, la pressione raggiunge 80 kg per centimetro quadrato. Se la torre dovesse crollare, è in questo punto che si spezzerebbe collassando su se stessa. Gli esperti fanno quindi applicare su questo livello una cerchiatura metallica composta da 18 trefoli da 1,5 cm di diametro, posti a diverse altezze. Creando una leggera spinta inversa, questa cintura ripartisce la pressione su tutta la circonferenza della torre, evitando così l'aggravarsi delle crepe già presenti e la formazione di nuove fragilità. Dagli studi effettuati sulla torre si è rilevato che praticamente la torre è costituita da due cilindri concentrici, praticamente un paramento esterno in marmo, un paramento interno in pietra. Internamente a queste due pareti c'è una cosiddetta muratura a sacco, che si faceva con un riempimento di frantumato di marmo e calce. Questo rende questa struttura fragile, perché non è un monolite, ma sono due pareti che si muovono in maniera separata. Inoltre, uno studio ai raggi X ha evidenziato che la muratura della torre presenta decine di cavità vuote, buchi rimasti dalla rimozione delle impalcature nel Medioevo. Una muratura fatta in questa maniera purtroppo è molto fragile, cioè può improvvisamente esplodere e questo rende il tutto molto, molto pericoloso, in modo da ridurre il rischio di quell'esplosione. I paramenti interno ed esterno sono stati collegati con delle barre di acciaio inox. Per rinforzare la struttura del primo anello, gli ingegneri fissano efficacemente la muratura con una trentina di barre d'acciaio da 16 mm di diametro, inserite tra il paramento esterno e il paramento interno del cilindro. Nelle cavità lasciate dalle impalcature medievali vengono iniettati 18 metri cubi di malta cementizia arricchita con minerale di ferro. In tal modo si crea un legame più solido e duraturo tra le pareti esterne e il pietrisco riempitivo situato all'interno del muro. Se queste aggiunte nella muratura sono discrete e visibili solo su alcune facciate interne, lo stesso non si può dire di certe azioni di stabilizzazione temporanea iniziate nel 1993. Nel catino sul lato nord, 60 blocchi di piombo da 10 tonnellate vengono impilati per arrestare l'inclinazione della torre. Sommando il peso della base su cui è installato, questo gigantesco contrappeso alto oltre 6 metri tocca le 700 tonnellate, l'equivalente di 140 elefanti.
E per la prima volta dal XII secolo, l'azione degli ingegneri sortisce un risultato positivo. L'intervento fu un successo, nel senso che furono recuperati 10 anni di aumento di inclinazione. Il fatto che avesse fermato l'incremento di pendenza, dice, allora poteva essere tutto a posto. No, perché non era tenere 700 tonnellate di piombo alla base della torre, non era esteticamente possibile. Per evitare ulteriori rischi ed evitare fluttuazioni della falda acquifera, il comitato di esperti ordina anche la chiusura di tutti i pozzi in una zona circoscritta attorno a Piazza dei Miracoli. Si decide infine di fermare definitivamente le campane per evitare ogni ulteriore vibrazione in cima all'edificio. Fissata alla sua ancora di piombo, stabile ma in attesa di una soluzione definitiva, la Torre di Pisa è ridotta al silenzio. La torre ormai è un simbolo internazionale, è di una straordinaria bellezza e quindi deve in tutti i modi essere salvata. E decidere degli interventi è una grandissima sfida nei confronti del monumento e di tutto il mondo. La Commissione si era posta delle regole, ovvero di rispettare il monumento, quindi ogni intervento non doveva essere invasivo, non doveva modificare né l'aspetto né la sostanza, la struttura della torre. L'idea scelta dal comitato di esperti nel settembre 1995 è questa. Per rimpiazzare la montagna di piombo ai piedi della torre sono previsti 10 punti di ancoraggio, 10 contrappesi in acciaio posizionati nel sottosuolo a 45 metri di profondità e cementati dentro lo strato di sabbia più profondo e denso. Per fissarli alle fondamenta dell'edificio deve essere installata un'armatura circolare sotto la piastra marmorea del catino attorno alla torre. Rischioso considerando le esperienze passate. Evidentemente si pensava che fosse rischiosa e quindi hanno pensato di iniettare azoto liquido per congelare il blocco di terreno sotto la fondazione. E questo ha permesso di poter scavare senza avere il timore che l'acqua penetrasse all'interno dello scavo. Vengono impiantate una 60 di tubature nel suolo sul lato nord al fine di far circolare l'azoto liquido a una temperatura di meno 196 gradi. Con il terreno congelato, i lavori nel catino possono iniziare. Le lastre di marmo vengono sollevate. Poi il cemento risalente alla creazione del catino viene rimosso e sostituito dall'inserimento dell'armatura metallica. Le lastre di marmo tornano quindi alla loro posizione originale. Sul lato nord il cantiere procede senza difficoltà, ma quando gli ingegneri effettuano la stessa operazione a sud-est e sud-ovest con il sottosuolo congelato, la torre si fa sentire. Nella notte tra l'8 e il 9 settembre 1995 cede inclinandosi di ulteriori 1,1 mm, l'equivalente del cedimento di un anno. Me lo ricorderò sempre questo perché fece vivere dei momenti veramente di grande paura, perché, ripeto, in una notte si aumentò l'inclinazione della torre di quanto sarebbe aumentata normalmente in un anno. Tant'è che si è pensato di aumentare il contrappeso dalla parte nord con mezzi di fortuna, appoggiando una ruspa, appoggiando quello che era in quel momento sul cantiere per cercare di evitare il peggio. È stato un brutto momento. Viene chiamato il settembre nero della Torre di Pisa. Vengono aggiunti rapidamente nuovi blocchi di piombo sul fianco nord. Il contrappeso passa da 700 a 1000 tonnellate. Ancora una volta gli imprevedibili movimenti del sottosuolo di Piazza dei Miracoli fanno temere il peggio agli esperti internazionali. L'idea di ancorare la torre al terreno viene abbandonata. Per salvare l'edificio, agli scienziati non resta che una semplice idea: cercare di appianare leggermente il suolo a nord in modo da spingere la torre a raddrizzarsi da sé. Ma come farlo? La soluzione più appropriata e meno invasiva consiste nel rimuovere piccole quantità di limo dal primo strato di sottosuolo, giusto il necessario perché la base della torre sprofondi un po' a nord.
occorre calcolare precisamente quale quantità e dove rimuovere perché la torre accetti questa modifica sotto i suoi piedi. È un'idea molto semplice, ma un'idea anche molto rischiosa. È per questo che fu costruita proprio qui dove ci troviamo, fra il Camposanto e le mura, un modello in scala molto grande della torre, in cui sono state provate la sottoescavazione per vedere come reagiva il terreno e come reagiva il modello a questa sollecitazione. Su un terreno corrispondente a quello della torre viene costruito un cilindro di cemento armato da 7 metri di diametro per ricreare lo stato di instabilità della torre. La parte sud ha un'altezza di circa 9 metri, mentre la parte nord non raggiunge i 4 metri. In pochi mesi una leggera inclinazione è riscontrabile a sud. I test di sottoescavazione hanno inizio. Una decina di trivelle vengono impiantate nel suolo con un'inclinazione di 30 gradi, così da poter estrarre limo tra 5 e 10 metri di profondità. Per quasi un anno vengono effettuate estrazioni quasi chirurgiche, misurando a ogni prelievo l'impatto sui movimenti della replica. La tecnica di estrazione si è rivelata un successo, nel senso che è stato possibile ridurre l'inclinazione di questa fondazione e poi ha anche consentito di verificare l'esistenza di una soglia critica oltre la quale non era opportuno andare ad estrarre il terreno, perché l'effetto, anziché essere positivo, sarebbe stato negativo. Cautamente, il comitato impiega 2 anni per analizzare con attenzione i dati raccolti durante questa prova generale. E nel 1998 traccia un preciso piano d'azione per riprodurre su larga scala, stavolta sotto la torre, questa tecnica di estrazione. Poiché due precauzioni sono meglio di una, gli ingegneri mettono a punto uno straordinario sistema di bretelle per sostenere la torre in caso di cedimento improvviso del sottosuolo. 2 punti di ancoraggio, muniti di contrappesi e di martinetti idraulici, sono installati sul retro degli edifici amministrativi di Piazza dei Miracoli. Da lì, 4 cavi d'acciaio, spessi 5 cm e lunghi oltre 100 metri, sono collegati alle cinghie metalliche che avvolgono la torre all'altezza della terza cornice. I cavi sono allungati solo per passare sopra gli edifici. Non sostengono la torre, ma possono limitarne l'oscillazione in caso di forti tempeste di vento. Non si poteva immaginare cosa poteva succedere, insomma, bisognava essere pronti a ogni avvenimento, quindi con questi cavi che lo tenevano non erano in tiro, erano laschi, però in caso di pericolo si poteva veramente tenere la torre in sicurezza, questa era l'intenzione. Nel febbraio 1999 la pendenza della torre è di 5,5 gradi quando partono le trivellazioni. La prima fase dei lavori si limita all'utilizzo di 12 trivelle allineate a nord della torre e inserite nel suolo con un'angolazione di 26 gradi. L'obiettivo è assicurarsi che la tecnica sia efficace, come nel modello in scala. In una prima fase sono stati estratti 7 metri cubi di terreno, mantenendosi a una buona distanza dalla torre, sostanzialmente in corrispondenza del muro del catino, quindi lontano dalla fondazione. Il principio di perforazione si basa sull'utilizzo di un doppio tubolare. Il primo, fisso, si inserisce nel suolo per fare da guida. Il secondo è un tubo rotante munito di una trivella, una vite senza fondo che effettua i prelievi. Al suo centro si trova una sonda metallica dotata di sensori. Sotto la torre l'obiettivo è procedere praticando fori di circa 50 cm per creare delle piccole cavità. Quando i tubolari perforano nel punto esatto, poi indietreggiano con l'effetto di estrarre il limo e di creare una cavità cilindrica vuota di circa 17 litri. La sonda resta in posizione per misurare la grandezza della cavità e segnalare agli operatori in superficie il suo collasso. Nel giro di pochi minuti, il sottosuolo si riassesta e la cavità viene riempita, causando un leggero abbassamento del terreno.
si procedeva lentissimamente, si parlava di 3-4 kg di terra tolta in un giorno da ognuno dei mortai messi, quindi una cosa veramente, come la definizione esatta, è chirurgica. La torre era sorvegliata in continuo durante queste operazioni per vedere appunto come reagiva il monumento. Dato questo metodo, questo intervento ha dato subito risultati positivi. In effetti, dall'inizio della prima fase di perforazione, l'inclinazione della torre arretra di qualche centimetro, confermando agli esperti l'efficacia del metodo usato. Nel febbraio 2000, 41 trivelle procedono alla fase finale della sottoescavazione. Sul lato nord, queste trivelle sono inserite nel suolo con un'inclinazione di 20 gradi, perché raggiungano una zona che non superi i 5 metri di profondità. Allineate su una ventina di metri, hanno lunghezze variabili in modo da adattarsi al perimetro circolare delle fondazioni. Le 15 trivelle centrali sono inserite a un metro sotto le fondazioni. In ogni operazione venivano estratti circa 20 decimetri cubi di terreno. Le operazioni sono state fatte con grande gradualità perché hanno coperto oltre un anno, facendo circa 1500 operazioni. A nord-ovest e sulle piccole zone a nord, le estrazioni raggiungono i 1700 litri per metro cubo. Intorno a queste prime cavità viene estratto un volume medio di 1275 litri per metro cubo. Man mano che ci si allontana da queste zone, le estrazioni diminuiscono, passando dagli 850 litri della zona arancione ai soli 425 litri per metro cubo della zona gialla. In totale, 76 tonnellate di limo vengono estratte dal sottosuolo, per un volume totale di soli 38 metri cubi. A distanza di un anno, nel febbraio 2001, l'obiettivo è raggiunto. La torre si è abbassata di 17 cm a nord, riducendo la pendenza di mezzo grado e lo spostamento di quasi 46 cm. Ovvero far ringiovanire la torre di circa 200 anni, riportarla al periodo di quello sciagurato intervento di scavo del catino. Quando abbiamo capito che tutto ha funzionato e la torre è salva, c'è stata una specie di euforia, quindi eravamo tutti impegnati a rifinire il cantiere, a ripristinare il catino, a rifare tutto il possibile per l'apertura al pubblico. A questo punto gli impianti provvisori non sono più necessari. Le 1000 tonnellate di piombo accumulate nel catino a nord vengono rimosse, così come le bretelle metalliche installate 13 anni prima. I pilastri di sostegno vengono tuttavia conservati, pronti a essere riutilizzati in caso di nuovo pericolo. Per precauzione vengono avviati dei lavori complementari. Nel 2001 il collegamento tra fondazioni e catino è rinforzato mediante una nuova piastra in cemento armato ancorata da barre d'acciaio di 2 metri inserite nella muratura. Grazie a ciò, le 14.000 tonnellate della torre non poggiano più unicamente sulle fondamenta, ma su una base allargata al diametro del catino. L'edificio guadagna così in stabilità, reggendosi su due piedi più grandi. Nel 2002 un sistema di drenaggio completa l'impianto, così da evitare le variazioni stagionali della falda acquifera. L'alternarsi dei periodi di pioggia eccessiva e di siccità, ad esempio, causerebbe un nuovo fenomeno oscillatorio della torre. Ci sono dei pozzi comunicanti fra di loro sul lato nord della torre che a una profondità che tengono costante il livello della falda a circa 1,5 metri e non la fa salire. Non la fa salire perché se la sale spinge la torre e la fa ribaltare. Tre pozzi di drenaggio di 1,20 m di diametro sono dunque creati a nord e connessi a una rete di condotti, pozzi di ispezione e cisterne che convogliano le acque piovane nel sistema fognario. Dei tubi di drenaggio posizionati sotto il catino e inclinati di 6 gradi alimentano questi pozzi con l'acqua in eccesso del sottosuolo. Questo sistema permette di mantenere la falda acquifera a un livello stabile e costante indipendentemente dal meteo e dalla stagione.
Dopo 12 anni di lavori e 27 milioni di euro investiti in vari cantieri, la Torre di Pisa sembra essere fuori pericolo, almeno per il momento. Penso che, diciamo, possiamo dormire tranquilli, sereni adesso, almeno per 200 anni. Il 15 dicembre 2001, 12 anni dopo la sua chiusura, la Torre di Pisa apre nuovamente al pubblico. Rivedere la torre in qualche modo vivere è una grande gioia, un grande risultato ottenuto. Riprendono le visite, quindi torna ad essere una grande attrazione per la città. Non è un miracolo che sia ancora in piedi, ma è il miracolo compiuto da chi nei tempi successivi si è dedicato alla sua salvezza, al suo consolidamento, alla sua sopravvivenza. E questo mi sembra che sia una grande lezione. Oggi circa 700 persone al giorno hanno il privilegio di salire sulla torre sino al campanile. Ma quello che forse i visitatori ignorano è che la torre, dopo 2 anni di stabilità, ha iniziato a raddrizzarsi spontaneamente. Dal 2003, millimetro dopo millimetro, la torre ha ridotto il suo spostamento di oltre 4 centimetri, senza nessun altro intervento umano. Ma per gli scienziati non c'è alcun miracolo in questo fenomeno. L'inclinazione della torre si è ridotta come effetto di lungo termine delle operazioni completate nel 2001 e attualmente, diciamo, la torre è quasi ferma con una piccola tendenza al raddrizzamento. Ancora non sappiamo quando terminerà a raddrizzarsi. Le previsioni del comitato erano che probabilmente doveva aver terminato, quindi non sappiamo se terminerà, si fermerà, riprenderà la sua pendenza, non sappiamo, lo vedremo fra un po' di anni. Quindi deve trovare di nuovo il suo equilibrio. Non credo che vedremo mai una torre completamente diritta. No, questo lo escludo, non credo che nessuno possa immaginare la torre dritta. Conosciuta e riconosciuta nel mondo intero per la sua bellezza, la torre pendente di Pisa oggi svetta come simbolo stesso della volontà umana, poiché tutto doveva portare i suoi costruttori a rinunciare al suo completamento. Eppure non è stato così, e dopo quasi 850 anni l'edificio continua a sfidare tutte le leggi di gravità. La storia di questa torre, edificata sulla piazza dall'appropriato nome dei Miracoli, è una straordinaria epopea scientifica. Sin dalla nascita, la sua inesorabile flessione ha impegnato un numero incalcolabile di scienziati e ingegneri che si sono chinati su di essa come medici che osservano un paziente la cui vita è appesa a un filo. I loro studi, le loro teorie e i loro tentativi di raddrizzare la torre sono tutti capitoli di una storia che continua a essere scritta. La storia di un modesto campanile toscano che come un giunco si piega, ma non si spezza mai.